pace, questo è il tema di questo primo maggio. Io credo fermamente in questa cosa e credo fermamente che ci voglia uno sforzo per lavorare per la pace, ma anche la pace quotidiana tra le persone, nelle famiglie, nelle strade, tra i popoli e in questa terra. È importante recuperare la cultura, l'amore per la natura, il senso proprio di essere umani, come dice Mengoni, no? E questa è la mia parola di pace. Carmen, un altro premio Amnesty? Quest'uomo mi sorprende e sono molto felice di averlo ricevuto per la seconda volta. Insomma, ci auguriamo che i uomini neri possano esistere solo nelle favole. Questo ritorno sul palco del primo maggio ti ha reso felice, emozionata? Sì, e questa felicità me la porterò a lungo.